Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Incontro Merkel-Conte, la cancelliera dice dagli italiani straordinaria disciplina sul recovery fund, troveremo un accordo. Il premier dice introdurre condizionalità impraticabili sarebbe una follia. Il bilaterale si è svolto nel castello di Meseberg nel Brandeburgo ed è durato circa un'ora. Si tratta dell'ultimo incontro del presidente del Consiglio italiano in vista del prossimo Consiglio europeo del 17-18 luglio. La leader tedesca ha detto: siamo d'accordo che questa pandemia è arrivata senza colpa e che dobbiamo reagire in modo solidale. Benetton, la famiglia politica che ha fatto affari con destra e sinistra, profitti miliardari con autostrade, autogrill e aeroporti Roma. Dopo l'intervista di Conte al Fatto, la famiglia risponde ricordando il rispetto delle istituzioni quando sollecitata a entrare in diverse società. Non ricorda però che quelle operazioni hanno dato profitti enormi, salvando il gruppo dalle sue perdite accumulate nella sua attività originaria. Le privatizzazioni sono state un grande affare, non certo un piacere fatto al Paese. Autostrade, se procure indagano sui piani di manutenzione delle concessionarie ASPI tangenziale di Napoli e strada dei Parchi. I procedimenti sono pendenti a Genova, Pescara, Teramo, Chieti, L'Aquila e Napoli. La circostanza emerge da una nota che il dirigente del Ministero dei Trasporti, Placido Migliorino, ha inviato il 12 febbraio scorso a un attivista abruzzese nell'ambito di un contenzioso su un accesso agli atti chiesto dall'uomo. Nella lettera il funzionario parla di inadempienze e di procedimenti sanzionari per il quinquennio 2015-2020. Luca Palamara chiede al CSM di ascoltare 133 testi per la sua udienza disciplinare, dagli ex ministri Orlando e Flick a Carofiglio. Lunghissima la lista dei testi che la difesa del PM sotto inchiesta, rappresentata dall'avvocato Stefano Jaime Guizzi, ha chiesto di audire alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. La citazione è stata chiesta in vista dell'udienza disciplinare del magistrato, diventato simbolo del caso Nomine. Stefano Cucchi, 4 giorni dopo la morte, l'Arma inviò 3 note di apprezzamento ai carabinieri che lo arrestarono. A ricostruire la vicenda durante il processo per i presunti depistaggi del caso Cucchi è stato il PM Giovanni Musarò. Nel corso dell'audizione del luogotenente Giancarlo Silvia del nucleo comando della compagnia Roma Casilina, è usuale una nota del genere per un arresto di spaccio di droga per una così modica quantità, ha chiesto appunto il PM. Certamente no, ha risposto Silvia. Notizie da Napoli e dalla Campania. Tiziana Cantone, aperta un'altra inchiesa, l'iPad e l'iPhone resettati e manipolati. Una nuova denuncia infiamma il caso di Tiziana Cantone, la ragazza suicida diventata icona della lotta al revenge porn e alla gogna social. Ieri mattina è toccato alla mamma di Tiziana presentare un esposto in procura sulla scorta di un'inchiesta difensiva interamente fondata sull'analisi del cellulare e del computer della ragazza. In sintesi si chiede chiarezza su presunte lacune nella gestione dell'iPhone e dell'iPad di Tiziana, strumenti decisivi nell'ultima disperata fase della sua esistenza. Il dolore di Francesca, dice: mia madre morta al Cardarelli, sparita la fede nuziale, non l'aveva mai tolta, hanno rubato la fede nuziale di mia mamma, in 50 anni di matrimonio non se l'era mai tolta. Comincia così il racconto di Francesca, figlia di Filomena, residente a Melito, morta pochi giorni fa al Cardarelli dopo essere stata colpita da un improvviso malore. Il 2 luglio mia madre è stata colpita da un malore, racconta Francesca, che ha sporto denuncia ai carabinieri, è caduta e ha perso i sensi. Dopo un po' è arrivato il personale del 118 che ha deciso di trasportare mia mamma in ospedale. Si sospettava avesse avuto un ictus. Mamma si trovava in pigiama e aveva al dito la fede nuziale in oro bianco.
un anello e tre cuoricini, ovvero i suoi amori, io, mio fratello e papà. In 50 anni di matrimonio non se l'era mai tolta, diceva che era una parte intima di sé. Notizie dalla Puglia. Il bike sharing a Bari si farà, dal comune si pensa a un nuovo bando. Il bike sharing a Bari si farà dopo l'avvio del servizio di monopattini a noleggio, che tanto successo sta avendo nonostante qualche iniziale perplessità. Il comune vuole continuare a puntare sulla mobilità sostenibile, riaprendola anche alle biciclette. Scoperta alga tossica in mare sul litorale sud di Bari. L'alga tossica arriva anche a Bari, quindi a comunicarlo il comune dopo aver ottenuto i risultati delle analisi dell'ARPA Puglia sui campioni prelevati sul litorale sud del capoluogo il 9 luglio scorso. In particolare la zona interessata dal prelievo è quello di Lido Trullo, dove è stata riscontrata una concentrazione elevata di Ostreopsis ovata oltre i limiti indicati dalle specifiche delle nuove linee guida, appunto, del Ministero della Salute. Notizie da Treviso e dal Veneto. Coronavirus, due nuove positività nella Marca, una cittadina kosovara e un ospite della Bon Bozzola. Sono inoltre stati sottoposti a test a titolo di massima precauzione 165 tra ospiti e operatori della casa di riposo Villa Tomasi di Spresiano. Covid-19, lo studio shock di un epidemiologo trevigiano, dice il vaccino forse una chimera. Luca Cegolon, medico presso l'AUSL 2 di Marca Trevigiana di Treviso, è primo firmatario del lavoro pubblicato sulla rivista BMJ Global Health. Ha detto che gli anticorpi prodotti in seguito ad una prima infezione non sembrano avere un ruolo protettivo, ma anzi. Coronavirus Zaia presente, tamponi rapidi e risultati in 7 minuti, ha detto lunedì 13 luglio il nuovo punto stampa del governatore del Veneto. Assieme al dottor Rigoli dell'ospedale Caffoncello di Treviso, ha detto che il virus arrivato dall'estero è molto più contagioso. Palpeggia e tenta di rapinare una lucciola maniaco smascherato, identificato e denunciato dai carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile di Treviso. Un quarantenne residente nel Bellunese, a tradirlo la sua inconfondibile BMW gialla. Chiedono soldi per la ricerca sulle malattie rare, il comune dice è una truffa. Mercoledì 8 luglio nella frazione di Levada a Pederoba alcuni truffatori si sono finti operatori dei servizi sociali per estorcere soldi ai residenti. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra inviata Sabrina Ciccotti. Riparte la campagna di Legambiente in difesa delle acque dei laghi italiani, includendo il monitoraggio sulla presenza di microplastiche anche nel fiume Isonzo in Friuli Venezia Giulia. I risultati della 15ª edizione della Goletta dei Laghi verranno resi noti durante il primo webinar della pagina Facebook di CEVI, Centro di Volontariato Internazionale di Udine. Il 14 luglio 2020 sarà possibile seguire la diretta alle ore 17.30 dal titolo Utilizzo, consumo e qualità, quanto ne sai dell'acqua in Friuli Venezia Giulia. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Sai. Bene, e adesso continuiamo con le notizie dal Friuli Venezia Giulia. Una visita che entra nella storia d'Europa, il governatore Fedigra commenta così la giornata che ha visto protagonisti i presidenti Mattarella e Pahor. L'iniziativa di oggi con i capi di Stato di Italia e Slovenia entrerà non solo nella storia di Trieste, ma d'Italia e d'Europa. Così si è espresso il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sulla giornata che ha segnato il primo omaggio di un presidente della Repubblica Slovena al monumento della Foiba di Basovizza. Truffa dell'abbraccio, ancora un anziano derubato sulla porta di casa, vittima un uomo di quasi 90 anni di lestizza. Nel frattempo i carabinieri hanno arrestato una 22enne autrice di vari colpi. Un uomo di quasi 90 anni di lestizia è stato preso di mira
da un malvivente che ha suonato al campanello di casa. L'uomo ha aperto la porta e si è visto di fronte una donna. Quest'ultima, con raggiri, inventando le scuse più strampalate, è riuscita ad abbracciarlo, fingendo di essere una sua amica. In realtà voleva solo derubarlo, ed è quello che ha fatto, sfilandogli con abilità una collana d'oro che portava al collo. Lui non si è accorto di nulla, poi lei si è defilata, facendo perdere le sue tracce in breve tempo. Scivola sulla ferrata senza confini, escursionista soccorsa a Montecroce. I tecnici del soccorso alpino, per raggiungere una 52enne di Udine infortunatasi, hanno dovuto chiedere le autorizzazioni al volo al centro di polizia di Torl Moglern. Una 52enne di Udine è stata soccorsa ieri pomeriggio a Passo Montecroce Carnico dai soccorritori della stazione di Fornia Voltri, del soccorso alpino e speleologico. Quattro tecnici sul posto e dalla Guardia di Finanza di Tolmezzo, dopo essersi procurata una frattura alla caviglia. La donna stava scendendo dalla ferrata senza confini assieme ad un compagno di escursione. Si stavano dirigendo sui ghiaioni verso il sentiero che sbuca nei pressi della galleria quando si è infortunata. Erano circa le 16 quando è arrivata l'allerta della Sores attraverso il 212. Alto impatto, controlli alla stazione ferroviaria. La Polfer di Trieste ha identificato 673 persone, una è stata denunciata per furto. 673 persone identificate, 20 bagagli ispezionati ed un indagato per un furto ai danni di una delle attività commerciali della stazione. Questi i risultati dei controlli straordinari effettuati nella giornata di venerdì in occasione dell'operazione denominata Alto Impatto, che ha visto impegnato il personale della Polizia di Stato in servizio presso il compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia nella stazione ferroviaria di Trieste Centrale. Cane e padrone soccorsi nella forra a Vito d'Asio. Un ragazzo triestino, nel tentativo di recuperare l'animale travolto dalla corrente, è rimasto intrappolato, rischiando di annegare. I vigili del fuoco di Spilimbergo, supportati dal personale speleo alpino fluviale di Maniago e Pordenone, sono intervenuti alle 14.30 per una richiesta di soccorso in località Curnila, sul torrente Arzino. Un ragazzo triestino del 92, nel tentativo di trarre in salvo il suo cane, un meticcio di taglia media trasportato a valle dalla corrente, è rimasto intrappolato nella forra che in quel punto si chiude, aumentando considerevolmente la forza della corrente. L'allarme è stato lanciato al 112 dai numerosi bagnanti presenti. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.